provincia Emanuele Madempo con gli amici chiede. Grazie Marta. Ma siamo arrivati nella tappa della campagna di Pintura. Una campagna elettorale che, devo dire, va contro tendenza anche alle regole classiche. Normalmente nella campagna elettorale si predilige partire dal centro e lasciare purtroppo sempre alla fine le periferie. La scelta fatta da Marta, ma da tutto il centro-sinistra, invece è ben diversa. Partire dalle frazioni che storicamente sappiamo sono state un po' più trascurate, capire quali sono le problematiche e anche iniziare insieme un percorso che possa portare dei risultati e delle soluzioni e poi pian piano arrivare verso il centro. Questo tipo di percorso, naturalmente, noi che arriviamo dalle frazioni lo vediamo molto positivo e soprattutto ci mette per il futuro ad un ragionamento importante, perché ci permette di recuperare finalmente i comitati di quartiere. Sappiamo in questi anni quanto abbiamo pagato l'assenza di questo strumento, che di fatto ha portato all'allontanamento degli abitanti tra l'amministrazione centrale e le frazioni, e che, devo dire, anche in termini elettorali in qualche momento ci ha anche danneggiato. Bene, un nuovo corso del centro-sinistra con Marta Testa candidato sindaco invece ci permette di sviluppare una discussione dove si rimettono al centro i comitati di quartiere, ma si rimette al centro, poi Marta lo farà molto meglio di me, anche se l'ho stressata abbastanza sul tema delle frazioni in queste settimane, per dare risposte importanti, per esempio predisponendo un piano straordinario sulle frazioni, in modo particolare sui lavori pubblici. E altro tema sentito in questa frazione, in queste frazioni in particolare, il tema della 126, su cui naturalmente dopo la vittoria di Marta torneremo a discutere con molta concretezza. Niente, l'invito che faccio a tutte le persone, a tutti gli elettori, di sostenere con convinzione Marta e il centro-sinistra per dare una prospettiva di sviluppo anche alle frazioni e dare davvero dignità a un territorio, alle frazioni minerarie che hanno davvero fatto la storia anche dal punto di vista sindacale di questo territorio. Auguri Marta, a te la parola. Bravo Lele. Devo dire che lei le ha toccato subito alcuni punti spinosi, alcuni punti cardine di quello che noi vogliamo poi raccontarvi. Abbiamo pensato, abbiamo riflettuto su quello che potesse essere il modo migliore per presentarci alla città intesa non soltanto come Iglesias, ma come città e le sue frazioni. E quindi è per questo che, anche consci del fatto che alle precedenti amministrative è stata... Le frazioni ci hanno punito quasi tutte, tranne Bindu, a testimonianza del fatto che quando c'è la presenza di una persona sul territorio che fa un lavoro di raccordo forte tra le istanze del cittadino e l'attività amministrativa, poi buona parte del lavoro è fatta. Per cui noi abbiamo deciso che questo è assolutamente importante, è nella campagna delle primarie, è nella campagna delle amministrative, pensare di non soltanto portare la nostra parola, le nostre proposte, ma anche di portare le nostre orecchie con la volontà di ascoltare le frazioni. Frazioni che per noi non sono periferia, frazioni che per noi sono parte integrante della città. Ma affinché non possano essere parte integrante della città, è necessario restituire loro quegli strumenti di rappresentanza e di comunicazione con le istituzioni che in questi anni, diceva giustamente Lele, sono mancati. E allora uno dei primi punti per quanto riguarda le frazioni sarà assolutamente quello di far ripartire i comitati di quartiere. Comitati di quartiere perché, al di là, a mio avviso, della valenza politica di un luogo di incontro e discussione che poi deve riportare l'amministrazione, chiamiamola centrale, insomma, per convenzione, che però sono anche dei luoghi di discussione, per cui al di là del valore politico, io credo che debba anche sottolineare l'importanza di un luogo fisico, l'importanza per il territorio di un luogo di discussione, quindi una valenza che non è soltanto politica, a mio avviso, è anche sociale, perché forse quello che è mancato, quello che ci manca è la capacità di nuovo di stare insieme e di discutere, magari anche di litigare, di accattigliarci, però è importante discutere intorno alle idee, intorno ai concetti. Questo è assolutamente un valore che non dobbiamo perdere ed è quello che poi un valore che volevamo riportare con la nostra campagna elettorale in giro per la città, in giro per i quartieri, in giro per le frazioni. Il senso e l'importanza di momenti di discussione aperti con la cittadinanza, ed è per questo che io francamente sono anche
cosa fa su Facebook, o meglio, si può fare anche un po' lì. La politica non si fa nelle pagine dei giornali, la politica si fa in mezzo alle persone, tra la gente e con la gente, con i cittadini. Quindi a me, francamente, questa cosa mi scoccia un po'. Io l'ho detto a tutti, se vogliamo farlo sto benedetto confronto, sono disponibile, mettiamo le idee sul piatto, mettiamo sul piatto le nostre proposte per la città. Apriamoci ad una discussione articolata, onesta ed aperta con i cittadini, perché credo che abbiano tutto il diritto di, come dire, pesare i diversi candidati e capire chi preferiscono. Questi alcune riflessioni che mi vengono in libertà. Un altro punto sicuramente importante, dicevamo, passiamo a Bindua, quindi in una frazione, un altro punto importante, lo sottolineava Lele, è quello di tenere sempre forte e vivo il contatto con le frazioni. E allora, per tenere forte e vivo il contatto con le frazioni, l'amministrazione deve essere anche fisicamente presente nelle frazioni, spesso e volentieri, perché poi, proprio perché dicevamo che alla fine la politica non è che si fa online, il rapporto si costruisce col dialogo, con la presenza fisica delle persone, con la discussione. E allora noi riteniamo che sia importante attribuire ad uno degli assessori della futura giunta una delega al decentramento. Decentramento che si riempie di contenuti nella misura in cui c'è una persona che contenuti li porta, nella misura in cui c'è una persona che può fare da collante tra le esigenze che i cittadini portano e quello che poi l'amministrazione successivamente propone. Quindi uno dei punti che noi abbiamo posto come importanti nel nostro programma è la necessità appunto di tenere forte questo rapporto attraverso una presenza che sia un assessore che abbia una delega al decentramento. E poi importante, questo per quanto riguarda, come dire, l'assetto che ci vogliamo dare in termini organizzativi, nella misura in cui ci sarà una persona pronta sempre ad ascoltare, io credo che il modo per risolvere i problemi attraverso la dialettica, la discussione, si troverà insieme. Vero è che le frazioni hanno bisogno di servizi e di lavori pubblici. Per quanto riguardava Bindua, lo diceva poco fa Lele, sarà importante rimettere all'ordine del giorno, nell'agenda politica, la discussione intorno alla 126, sulla quale peraltro, correggimi Lele se sbaglio, già la provincia in realtà sta lavorando. Per cui anche il fatto di avere delle amministrazioni che lavorano parallelamente, quindi la provincia e il comune, ma per un fine comune, sarà sicuramente un messaggio importante che la prossima amministrazione dovrà, come dire, dovrà prendere, un messaggio che dovrà raccogliere, anche perché una cosa sulla quale noi vogliamo battere, vogliamo lavorare, è la necessità di dare alla città di Iglesias la giusta importanza, la giusta valorizzazione alla città con le sue frazioni nell'ambito del successo iglesiente. Per cui sapere che la provincia è una provincia amica, perché è governata dal centro-sinistra e la persona di Tore Cherchi, che in provincia c'è un capogruppo che adesso, al di là dell'ironia, quello che chiamo capogruppo, che però porta sempre avanti le sue battaglie per le frazioni, sarà sicuramente un punto di successo per la possibilità anche da parte dell'amministrazione comunale di poter portare avanti una politica che veda le frazioni non più come periferiche ma come centrali nell'agenda politica. Già ci si è battuti affinché venissero banditi dei progetti per i punti sport nelle frazioni. Bindua per fortuna va già il suo complesso, ma perché in precedenza altre battaglie erano state affrontate. E per cui diciamo che il lavoro costantemente che viene fatto dalla politica, che scende direttamente, come dire, sul terreno di battaglia, sul terreno delle battaglie che quotidianamente i cittadini affrontano, viene meglio condotta quando ci sono delle espressioni del luogo che possono portare avanti queste battaglie e che possono riferire costantemente all'amministrazione dei problemi che la città e le frazioni avvertono. Facendoci una passeggiata anche oggi per Bindua, appariva chiaro come ci fossero anche dei temi che devono essere posti all'agenda politica. Uno fra tutti, a mio avviso, è anche il tema dell'urbanistica. Se qui in città costantemente si va dicendo Marta Testa ha sbattuto il pugno sul tavolo dicendo che non vuole costruire più niente, questo è assolutamente falso ed è anche una mistificazione della realtà, perché io credo che si possa costruire bene e dare quindi anche spazio all'opera nel settore dell'edilizia di continuare a lavorare e come dire, a generare reddito per sé e la propria famiglia, ma senza necessariamente arrecare danno all'ambiente. Per cui noi abbiamo sicuramente detto che per noi sarà importante fare il punto, il piano urbanistico comunale, redigerlo, discuterlo con le
avendo sempre cura e rispetto per il fatto che alla fine tutte le esperienze di gioco di tutti devono essere messe a fattor comune, si dovranno salvaguardare le esigenze tanto del comparto produttivo quanto dei cittadini. Per cui mi soffermo su questo tema perché un po' mi fa sorridere che si vadano a raccontare in giro certe sciocchezze, però un po' mi fa arrabbiare perché significa che se si mettono a inventare delle frottole sul nostro conto vuol dire che non hanno veramente degli argomenti da mettere sul piatto. Quello che noi stiamo dicendo costantemente è che vogliamo parlare di ciò che facciamo, non parlare mai di ciò che fanno o non fanno gli altri. Per cui quello che noi vogliamo portare avanti è un discorso di rilancio della città di Chiesa, un rilancio che parte anche dal rinnovamento dei voti che la politica le interpretano, dal ringiovanimento della politica, attraverso nuovi interpreti, attraverso nuovi sguardi alla realtà, attraverso nuove competenze con le quali affrontare il futuro. Lo vogliamo costruire appunto attraverso un ringiovanimento, ma che fermi comunque in sé il patrimonio della tradizione che fino ad oggi abbiamo acquisito. Un altro tema che per noi è sicuramente centrale è quello di una progettualità di Chiesa che si sviluppa su due assi. Da un lato il nuovo amministratore dovrà stare attento anche alle buche che ci sono per strada, perché amministrare la città significa stare attenti a tutto, alle luci nei lampioni, all'erba da potare nei giardini, nelle strade, no, nei giardini ve la potate da fuori almeno, però nelle strade che sono i luoghi comuni, il verde pubblico, l'urbanistica, la gestione dei rifiuti. Però d'altro canto la prossima amministrazione comunale io credo che avrà il compito anche di guardare nel lungo termine, di fare un ragionamento sul lungo respiro, cioè che cosa immaginiamo noi per il Logan. Ebbene, nel discorso che noi abbiamo fatto nel nostro programma, noi siamo fortemente convinti che il rilancio del territorio passa attraverso la valorizzazione dei cittadini, ed è per questo che abbiamo discusso tantissimo di democrazia partecipativa, ma pensiamo anche che saranno fondamentali e centrali i temi della valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale della città di Iesias. Quando parlo di ambiente ci guardiamo intorno e vediamo dei paesaggi veramente belli, quindi un paesaggio montano, ma andiamo poco più avanti e troviamo un paesaggio marittimo. Quindi io credo che la prossima amministrazione avrà sicuramente il compito di valorizzare e stimolare tutto ciò che fa parte del settore turistico, avendo cura del sottolineare che per noi turismo sano è quel turismo che si chiama turismo sostenibile, che non è un turismo di massa, ma che è un turismo fatto di accoglienza, di valorizzazione delle tipicità del luogo e di salvaguardia dell'ambiente, ancora una volta lo sottolineo. E parallelamente quello che vogliamo è che venga sviluppato, valorizzato tutto ciò che fa parte del nostro patrimonio culturale, del nostro patrimonio identitario. Questi saranno punti che per noi dovranno essere messi nell'agenda politica perché rappresenteranno la prospettiva di lungo termine alla quale vogliamo guardare, con la quale vogliamo le lenti attraverso le quali vogliamo leggere le Chiesas del futuro. Io credo che però per farlo ancora una volta ciò che si renderà necessario sia la partecipazione dei cittadini, ed è per questo che con forza, con decisione, con insistenza probabilmente, abbiamo parlato di democrazia partecipativa. Quello che vi chiediamo in quanto abitanti di Pindua è di tirarci costantemente le orecchie quando vi sentirete messe da parte. Questo tanto ci vuole che me le tirerà, però io credo che sia importante costruire un rapporto di partecipazione e di comunicazione diretta forte tra chi vi amministrerà e voi che avete deciso di darci la vostra fiducia. Quindi è con questo messaggio che io vi saluto e che però vi chiedo veramente di darci la vostra fiducia il 15 e il 16 maggio per provare a cambiare insieme, a rinnovare insieme la politica cittadina. Grazie per l'attenzione. Il fatto che dietro di noi non c'è nessuno se non voi che ci volete dare la vostra fiducia. Grazie e buon proseguimento.